Claudio, guarda, mi interrotto perché ho cercato, mi sembrava tanto un po' più interessante vedere, ad esempio, per spiegare questo concetto, sovrapposizione 1-4-5, major-major-major, per tutti tra i chords dominant delle scale pentatoniche, no? Per cui io dico, posso anche non usare le quinte, eh? Per cui ovviamente sulla bemolle sempre di mi e la fa, chiaro. Per rimanere in sede dovrò traslare chiaramente ogni pattern, perché mi bemolle significa do minore. Prima del do minore c'è il pattern 1, come vedi, delle diticciature. Fa chiaramente significa re minore relativo. Prima c'è questo pattern 1 e prima c'è il pattern 5. Chiaramente non sta sul Si bemolle, ma sulla nota La. Vediamo cosa succede. È un po' più lento il click perché si addice magari. Ah, tra l'altro, è chiaro che io posso scambiare major e minor sul primo grado. È l'unico che me lo consente, eh? Che ha un senso interessante. Eh? Major e minor, B flat and dominant. 4 and 5 major. È chiaro che abbiamo sempre diviso ad ogni chord, ogni scala pentatonica. Non è detto che, ad esempio, su una cosa di questo genere non sia meglio fare, intendiamoci, thank you.
chiaramente ho spostato solo sul quinto grado, ad esempio, la scala di Fa maggiore pentatonico, dove vado ovviamente a spostare tutti i pattern, se è relativo e necessario. Cosa diversa è quando noi, ad esempio, necessiteremo di andare a utilizzare su altri stili invece le scale misolidie, nel senso che magari noi abbiamo visto soprattutto abbiamo visto di teggiature, quelle che ti ho mandato Claudio, sia le estese che non le estese. Ad esempio sugli accordi di dominante abbiamo visto che la diteggiatura corretta che suona ad esempio su una dominante di questo tipo, un altered, piuttosto adesso in questo caso useremo diteggiatura misolidia, abbiamo visto anche le diteggiature Vivian dominant, però le abbiamo viste non estese e estese. Per cui in questo caso poi vedremo anche una tecnica ad approfondire il discorso di questo economy picking che ci interessa un po'. Interrompiamo qui.